Sicuramente è stata una settimana bellissima perché siamo ritornate in palestra con la serenità dell'essere venute già da una vittoria. Sappiamo benissimo che Catania sarà un avversario completamente diverso rispetto a Terrasini, ma nonostante ciò noi viviamo tutto con serenità perché pensiamo che sia la scelta migliore per riuscire poi ad affrontare nel migliore dei modi la gara. Nella gara precedente sicuramente il nostro punto di forza è stato il muro, abbiamo fatto tantissimi muri, siamo molto contenti di questa cosa perché comunque era una cosa che ci preoccupava, ma sappiamo che ci stiamo lavorando bene, quindi siamo contente. Punti deboli, penso che dovremmo diminuire gli errori in battuta, che contro Terrasini erano tra virgolette meno importanti, però contro Catania sarà importante sbagliare il meno possibile. Ancora non abbiamo raggiunto il nostro 100%, credo che quello si raggiunga soltanto nei picchi adrenalinici, dove ci sono tante anche componenti psicologiche che ti permettono di arrivare a quel livello, però penso che siamo un 80% buono, 85%. Domani giochiamo la nostra seconda partita di campionato contro Catania alle 17:30 al Palazzetto dello Sport di Marsala. Speriamo che accorrerete in molti perché è una partita molto importante e vi aspettiamo tutte quante con ansia al palazzetto. Non sarà come la prima, perché loro è una squadra, almeno dai nomi, è molto più competitiva, hanno fatto una squadra appunto per puntare in alto, speriamo intanto di vedere una bella partita, ma soprattutto di divertirci. Poi quello che verrà ci prenderemo. Diciamo che siamo soddisfatti perché l'abbiamo seguita durante tutta la preparazione, anche in quei test precampionato, e nella partita abbiamo messo in pratica quello che le ragazze fanno in allenamento. Se continueremo a fare questo, io credo che possiamo divertirci tutta la stagione.